Today, I want to speak about Israeli side, and not because I agree with anything that is done from the Israeli side. My name is Nara Eliashar. I am Nadia Eliashar, sono israeliana, madre di tre figli, e sono attivista femminista, diciamo estremamente convinta della mia scelta. Sono un'analista informatica e vivo a Gerusalemme. Gerusalemme è la città più problematica che esista, che io conosca. Io ho fatto parte di organizzazioni che hanno cercato di promuovere la pace. Vorrei parlarvi di quello che viene causato dall'occupazione, delle sofferenze della popolazione palestinese. Vorrei parlarvi di come i pacifisti israeliani cercano di aiutare i palestinesi e come cerchiamo di cercare di aiutare i palestinesi ad avere, che siano riconosciuti i loro diritti umani. Però oggi ho deciso di raccontarvi anche un'altra storia. Vorrei dirvi perché un buon ragazzo israeliano si arruola nell'esercito e a volte decide di diventare un mostro. A volte accade esattamente l'opposto. Conosco dei giovani che sono arruolati nell'esercito e dopo essere stati nell'esercito sono diventati dei pacifisti e cercano anche loro di combattere l'occupazione. Quindi vorrei parlarvi del militarismo del mio paese. Perché Israele è veramente un paese militarista e non soltanto nei confronti dei palestinesi. E io sto parlando, diciamo, del fatto che in Israele il militarismo è qualcosa di naturale e non inizia soltanto quando ci si arruola nell'esercito e non finisce quando si va via dall'esercito. Questo militarismo, così dire, fa parte integrante del nostro essere. Abbiamo trascorso anni e anni cercando di educare i nostri figli a capire anche la necessità di entrare a parte dell'esercito e uccidere, però facendo capire loro che c'è anche la possibilità di essere uccisi, che possono essere anche loro vittime del conflitto e che quindi devono combattere per la loro vita. Il militarismo influenza la nostra vita dai nostri primi giorni di vita, sin dall'asilo, in cui ci raccontano storie di battaglie vinte, ci parlano del male, delle altre, che, diciamo, il male rappresentato da altre popolazioni. Il problema è che appunto i nostri figli hanno questo tipo di educazione e il militarismo è come un sinonimo di sciovinismo. Beh, il militarismo è un modo di pensare, un modo di sentire, un modo di comportarsi. A volte è l'unico modo per un individuo di essere accettato all'interno di una comunità che è fortemente, diciamo, militaristica. Per questo pochi uomini e donne israeliani si rifiutano di arruolarsi nell'esercito di occupazione israeliana. A volte vengono rinchiusi nel carcere per questo, e però queste poche persone non rinunciano a essere pacifisti. Però ci sono dei ragazzi che hanno 18 anni, non sono nella posizione di rifiutare questo approccio militaristico. Pensano che l'unico modo, l'unica via che hanno è quella di arruolarsi nell'esercito.
Le donne ebree e musulmane sono le principali vittime di queste vecchie regole delle comunità religiose che controllano tutte noi. Non veniamo considerate come pari agli uomini. Una donna ebrea non può sposarsi a meno che l'uomo non deve sottostare a certe regole precise. Il divorzio può essere chiesto soltanto dagli uomini. Le donne all'interno dei tribunali religiosi non sono pari agli uomini. A volte nel tribunale, i tribunali civili decidono sull'assegno di mantenimento sui figli, però se il marito non accetta le regole del codice familiare, può decidere di non concedere il divorzio alla moglie. In Israele le donne sono molto gli uomini sono molto più potenti delle donne, perché gli uomini sono dei soldati, perché la nostra religione li sostiene, perché nessuno in Israele realmente dice che dobbiamo aiutare le donne, bisogna aiutare le donne. E penso che se Israele cercasse di aiutare le donne, se cercasse di renderle pari agli uomini, molti dei problemi i nostri problemi si risolverebbero da soli, perché quando si controlla tutto, si controllano le mogli, i figli, si controllano gli uomini palestinesi e le donne palestinesi. Quello che voglio dire è che non si può controllare una cosa e non controllare un'altra. Quando si inizia a controllare qualcosa, si controlla poi tutto alla fine. In Israele vi sono molte disuguaglianze, problemi di disuguaglianza fra le persone. La legge israeliana non è la stessa per le popolazioni che vivono in Israele. Ci sono alcune persone che vivono in Israele che non hanno gli stessi diritti dei cittadini israeliani, non hanno gli stessi diritti, non hanno gli stessi vantaggi. Le città arabe hanno un elevatissimo tasso di disoccupazione, non sto parlando di Hebron, di Ramallah, due città, le città occupate, sto parlando anche di Nazareth, delle città arabe che stanno all'interno di Israele, che sono israeliani come me, però non hanno gli stessi diritti che ho io. Le discriminazioni riguardano anche il settore sanitario, il settore dell'istruzione, anche il settore dell'agricoltura, perché non c'è la stessa distribuzione delle risorse idriche agli israeliani e agli arabi. Se in un'area c'è una città araba e una città israeliana, e se entrambi hanno bisogno di risorse idriche per l'agricoltura, la città araba avrà molta più acqua della città araba, e quindi a questo punto gli arabi non riescono ad avere la loro fonte di sopravvivenza, che deriva proprio dalla coltivazione, dall'agricoltura. Quindi non sono uguali, perché l'area israeliana, l'area ebrea ha più acqua dell'area ebraica. Quello che noi speriamo è che tra una generazione e due generazioni la situazione può cambiare, ma non sarà così, perché il sistema non consente agli arabi di crescere. Many
Molti gruppi di attivisti della sinistra in Israele e Palestina lavorano insieme per avere la pace e questo succede tutti i giorni, ci sono tutti i giorni uccisioni sia in Palestina che in Israele. Noi cerchiamo di promuovere idee di condivisione e di fratellanza. Noi diciamo al pubblico che anche un bambino palestinese è il figlio di una madre che piangerà quanto una madre ebrea quando il proprio figlio verrà ucciso. Siamo diciamo in un'area in cui si uccidono i bambini in entrambe le aree. Le donne sono quelle che vengono più colpite, i loro figli vengono uccisi, i giovani vengono uccisi. Dobbiamo considerare gli altri come esseri umani e quindi noi siamo esseri umani come loro. Solo in questo caso, se riusciamo a vederci come reciprocamente come esseri umani e sulla base paritaria, riusciremo ad arrivare a una soluzione, altrimenti non ci capiremo mai. Dobbiamo dire qui, noi siamo qui, vogliamo conoscervi meglio, vogliamo sapere quali sono i vostri problemi. E questi problemi di disuguaglianza non si verificano soltanto nella popolazione ebraica, musulmana, israeliana e anche all'interno della popolazione ebrea, per esempio. Israele spesso viene considerata, diciamo, come gruppo uniforme, ma la maggior parte degli israeliani sanno che comunque non siamo tutti uguali, perché all'interno degli israeliani stessi ci sono degli attivisti attivi. A volte gli israeliani pensano che gli attivisti siano persone che vogliono creare problemi, che preferiscono persone che preferiscono amare il nemico invece di spargere sangue. Quello che dico sempre nelle nostre incontri di donne e noi diciamo sempre che i nostri bambini non devono pensare che gli arabi sono degli assassini o che sono dei terroristi. E non dobbiamo pensare che gli arabi vogliono che la nostra morte. Quello che io vorrei è che riuscissimo a vivere, a prosperare insieme. Il problema è perché è così difficile per le persone guardare l'altro e dire: io sono un essere umano, tu sei un essere umano, parliamo tra noi. Ci sono delle differenze tra di noi e all'interno della comunità ebraica non riusciamo a discutere di ciò, a dire queste cose, perché quando lo diciamo veniamo visti come persone che vogliono creare problemi e le persone non ci capiscono quando diciamo questo. La maggior parte dei poveri in Israele vengono da paesi arabi originariamente. Io direi che sì, ognuno di loro deve sapere che quando Israele riceve molti fondi e li utilizza per aumentare, per migliorare la sua macchina di guerra, ha questi fondi a disposizione perché li prende dalle loro tasche, mentre invece ci sono dei bambini ebrei che non hanno la possibilità di andare a scuola tutti i giorni, che non hanno da mangiare tutti i giorni. And you, because you don't want to get a
ci sono bambini che, o delle famiglie ebree che sono costrette a, diciamo, ad andare a mangiare nel centro in cui si fa beneficenza perché non hanno appunto da mangiare. Il problema è che dobbiamo dare a tutti i bambini la possibilità di avere la propria vita, di avere un futuro, di avere da mangiare. Questo è quello che dovremmo desiderare, questo è quello che desideriamo. Noi speriamo che anche i figli del palestinese abbiano un futuro. E perché poi, diciamo, gli stessi famiglie israeliane non dicono, non vanno dal governo e dicono, beh, smettiamo di creare questa macchina di guerra, utilizza alcuni di questi fondi che utilizzi per fini bellici per dare, diciamo, da mangiare ai bambini, per consentire che i bambini a scuola possano mangiare, grazie anche agli aiuti governativi, perché naturalmente se utilizziamo questi fondi, il problema è che se utilizziamo questi fondi per le scuole, per il pranzo a scuola, ci saranno meno fondi per combattere la guerra. Ci sono bambini che sono poveri e affamati. E ci sono bambini affamati e poveri perché neanche gli insegnanti, nessuno dice alle famiglie di questi bambini che Israele li sta tradendo anche loro, perché Israele vuole controllare, vuole esercitare un potere di controllo in tutta l'area. Perché nessuno dice loro che Israele li sta tradendo? La mia lotta all'interno della comunità ebraica in Israele è molto più importante ora, per quanto mi riguarda, di qualsiasi altra cosa, perché io voglio combattere le disuguaglianze con no, io voglio capire le donne palestinesi, le donne palestinesi vogliono capire me, però noi restiamo. Perché entrambe vogliamo la pace, non vogliamo continuare così per altri 100 anni, non vogliamo che la gente viva insieme in maniera pacifica, non vogliamo controllarci reciprocamente. La mia gente in Israele non riesce a vedere tutto ciò in maniera chiara a volte come la vedo io, come la vedo io. Quindi la mia lotta è quella di cercare di capire qual è la strada giusta per arrivare al cuore della mia gente, perché se sarò in grado di arrivare al loro cuore, la guerra smetterà, non ci sarà più guerra, è semplice, la guerra non ci sarà più. Perché quando la gente è contenta della propria vita, non deve andare fuori a conquistare altri paesi. Quindi io ritengo, sono convinta che le donne e gli uomini israeliani devono parlare alla popolazione israeliana per fare in modo che capisca qual è il problema reale per cercare di trovare una soluzione, di trovare un futuro per tutti. Perché adesso non abbiamo un futuro, né i palestinesi né noi, non ha nessuno nell'area ha un futuro. È tutto, è solo guerra. Però io ancora spero, spero. Grazie.